Dove? Paolo Sarpi a Milano. Ragazzi, era una piccola clip dedicata al nostro piccolo viaggio che abbiamo fatto in Paolo Sarpi dopo Natale. Cosa abbiamo comprato? Per prendere un po' di schifezzine cinesi. Guarda quanta roba, guarda quanta roba che c'è. E allora volevamo provarle, condividere con voi questo nostro momento. Porca, abbiamo Quindi, speso i soldi. Abbiamo preso, fai vedere, verdi sono, che sfiga. E le patatine al melone. Apri e gusta. Voglio assaggiare la patatina al melone, ragazzi, non potevo non assaggiarla. Che odore c'ha la patata al melone? Ma è proprio tossica. Come proprio tossica? Porca! Sembra di mangiare la granita allora, al limone, ragazzi, al melone. Questa è una T. Ma cosa? Di come ti amo, lo so. E adesso assaggerò queste patatine. La T al melone. Yum. Hanno non te le devi mangiare se sa un brivido, che buone, non sono male, sono di melone fresco, però non capisco perché le abbiamo comprato dopo. Poi abbiamo preso, fai vedere bene, snack ai frutti secchi mi fanno paura, però fammelo, che immagine c'ha lo snack al frutto secco, c'è una strega. Orca vaga, questo è un bel invece. Io ce l'ho io. Non ce la farà mai ad aprirli, non ce la farà mai. Non ce la farai mai ad aprirli senza forbice questi, aspetta. Perché i cinesi hanno paura che scappano fuori. Quindi glieli mettono chiusi, sigillati. Guarda, guarda che si fa male, guarda, guarda. Ce la fai, sennò bypassiamo, eh. Oddio, ce l'ha fatta, vediamo Madonna, un pochettino. Sono tutti assieme, io pensavo fammi che vedere. Ulla Madonna! Porca vacca, fai vedere cosa c'è dentro! Oh mio Dio, fammene prendere uno! Prendi quello lì che è grosso! Madonna, cos'è? Ragazzi, guardate questa cosa! Io ho lo snecchino lungo. Ma che cos'è? Neanche ha condiviso metà con me. Allora, io ho questo che sembra... Non è proprio buonissimo questo! Cos'è? Aspetta, quello che c'ho io. Guarda quello che ho mangiato, dico questo. Sapeva dolciastro, tipo di mela. Questo non è mai. Poi questa mi sembra una melanzana. Guarda. Questo sa di cartone. Che roba strana. Tu mangia la banana. Buona melanzana. Abbacco! Basta! Ma volevo assaggiare quello che hai mangiato tu? Questo è una specie di zucca, questo! Quanto è buono! Va che non siamo qua a pranzare! Facciamone un altro! E qua che mangia se la lasciamo qua! Cosa abbiamo preso poi? Porca! Degli snackini! Porca! Sono snack salati con zucchero, facciamogli aprire a lui. Gli snacks, questi li ho scelti io, c'è un pollo ambiguo, ragazzi, non so se lo vedete, non credo, poi è verde, ma perché tutti ma verdi? Ma non romperli però, apri senza spaccare. Ci provo ad aprire, ecco quei cosi là erano unti di brutto, tanto me ne mangio. Oh.
Stanno di alcol scaduto, stanno. Vedi, alcol scaduto. La spazzola perché lì? Vediamo un pochettino questo. Con calma, ti viene, c'è l'ansia. C'ho l'ansia, voglio provare anche questo qua, Questi sono ragazzi, guardate qua. Cosa sono questi? Piccini picciotti. Porca vacca. Ah, da sola se li mangia. Come sono? Buoni. Proviamone un po' di più. La madonna. Questi sono buoni. Di cosa sanno? Sono un po' pepati. Speziati. Sono un po' speziati, sanno tipo di minestrone. Non è male, diamo ancora un po'. No. Me li prendo io, se non me li dai. Sono buoni. Poi abbiamo dei crackerini. Questi mi sembra che siano tipo i Ritz, non so se ce li avete presenti. Questi si chiamano Yo-Ho. Tira. E loro, no, che così lo spacco. Apri. E loro li chiamano patatine con zucchero, via. Tutto lo zucchero. Osti, questi sono un po' piccantini. Lo so, sento. Mi scende giù il piccantello. Sono i mini quadretti, sono. Che cacchio sono? Questi sono buoni. Ma non ce l'hanno lo zucchero questi. Dove sono? Oh. Quindi per il momento abbiamo... Che buoni! Di qui. Allora prendo ancora uno di quelli che sa di alcol scaduto. Poi? Non lo so. Porca! No, questo... poi a te è meglio non mangiarli, perché magari non hai letto bene, sono condimenti. Vedi che secondo me sono condimenti questo. Lo vediamo subito, ragazzi. Questi sono... Non possono essere condimenti. Sì. Annusa? Questo ho paura che siano dei condimenti, assaggiamone uno lo stesso. Porca puttana. Cos'è? Questi sono gamberi in putrefazione. Io non li mangio. Però non sono male. Vai. Non so, assaggiane uno. Assaggia il gambero in putrefazione come ti sembra. In putrefazione. Ma sono piccanti, le piccanti. Ah sì, è vero, mi sono dimenticato di dirtelo, scusa. Buoni? No. Quasi putrefatti, ma buoni. C'abbiamo... No, adesso c'è tutte le mani sporche. Ah sì, è vero. Vabbè, li mettiamo qua. Ce le puliamo di qua, tanto non ci interessa. C'abbiamo qualcos'altro? Quello non lo apriamo, ne avevamo preso un altro. Arrecava sopra delle cose, ragazzi, però... Facciamo finta di niente. Uela! Adesso abbiamo gli snack di biancospino, che sarebbe la mela, secondo me. Il biancospino non è una mela, è il frutto della mora, no? No, invece... Guardate quello come buoni! Sono. Guardate, ragazzi! Che figata! Però questo ce lo smezziamo, perché uno... Neanche troppo. Ma sei fuori! Un pezzettino. Che cacchio è? È una cosa di plastica questa, ragazzi, palesemente di plastica. Prova a farmi... Sa di Coca-Cola? Buona. Ma che cacchio è? Ha mangiato il gambero. No, forse è buono, aspetta. Col gambero c'era il gusto di culo di gatto. Però adesso sembra buona, sì. Sembra buona, sia di... Questa è... Che cacchio è? Amarena, ciliegia. E prendiamo prima qui. Ostrega, abbiamo anche quello. Guardate. Questo non è male, ragazzi. Cos'è che è? Botanic name. Botanic name cosa vuol dire? Non si sa. Eccolo, ragazzi. Dovrebbe essere, ragazzi, quando l'ho preso, dovrebbe essere un caco essiccato. Una cacata essiccata, prova a assaggiarla. Non dovremmo mangiarci la roba mentre... Come vuoi uno? Uno, non tre. Ragazzi,
tra un dolce e salato siamo delle schifezze vaganti. Apri il cacquesticato. Porca puttana. Aspetta. Ami? Ah, sono due cacate. Sono due cacate cacati. Aspetta un attimo. Com'è? Fai vedere posso che mangiartelo. Fammi dare un morso a quel coso. Madonna, però, aspetta. È il cacco di gomma, raga. Il cacco di gomma. Fammi assaggio io. Assaggia. Com'è? Non so che è un cacco. Eh? Non so che è un cacco. È una merda! Ma che è questa roba? No, è un cacco. Che schifo! Non c'è neanche la... Non lo voglio, eh! Buttiamolo via, quella schifezza lì, ma... Mamma mia, signorina! E poi... Uè! Questi sono interessanti. Mi dare un bacio che avrai l'alito che puzza di cacco, per favore. Ci avete presente Big con in bocca roba? Che schifo! Ma il peppinile! No, perché c'è una cosa gelatinosa che a lui non gli piace. Quella non se mi piace. Lo assaggia. E... Questi sono fighi. Oreo! Devi metterli più inclinati. Esatto. Gli Oreo alla vaniglia, ragazzi. Fammi assaggiare... Sto Oreo alla vaniglia che io amo principalmente gli Oreo. Pollice in su, mi raccomando, per gli Oreo. Qua. C'era un modo di apertura più semplificato. Guarda che sono. Porca vacca, sono sì. Cazzo di cinesi. Cos'è che c'è? Sono monoporzione, sono. Ma che storia, fammi assaggiare l'Oreo monoporzione. Orca. Sono un po' strani, eh. Orca. Sono morbidi. Abbiamo finito? Neanche questo. Ah, c'è il coso gelatinoso. No, questo. Ragazzi, questo mi piace. Questa è roba tua gelatinosa. Bleh. Te la stai per bere? Sì. Questa è un'arancia gelatinosa, ragazzi, che fa anche Gigi. No, Cici. Cosa che c'è scritto? Cioci. Si infila. Porca vacca, che cannone. Che stai facendo? Ecco, l'ho bucato, guardate. Penso che ti stai sbrodolando. Mi sto proprio... Non è capace a bere, ragazzi. Si è sbrodolato. Che schifo. Non viene. Aspetta. Ma cosa... Bambini, andate a dormire, bambini. Andate a dormire. È finito di ciuffo. Porca vacca, se l'è ciuppata di brutto, ragazzi. Queste sono le bibite, quelle che c'hanno dentro le palline. Non so se le vedete. Questo è venuto su bene, vai. Mettilo dritto e ciupa. Adesso gli faceva schifo, adesso gli piace. Amico, buono! Questo sa, è tipo di arancia, giustamente, con dentro le cose gelatinose che quando bevi te le puoi anche masticare e sanno di arancia. Beh, ragazzi, direi che per questo video speciale è davvero tutto. Siamo andati, come abbiamo detto, in Paolo Sarpi, abbiamo comprato un po' di roba cinese, l'abbiamo assaggiata, diciamo che alcuni sono stati buoni, alcuni proprio no. Noi vi ringraziamo tantissimo. Per averci seguito, mettete un like sempre se vi piace, la prossima volta un bel video di cucina. E voi, se ne passi al 100. Ciao!